Piacere potervi dare il benvenuto in questa serata con Italia Nostra, e perché è l'occasione per l'archivio di poter svolgere una delle sue due funzioni principali. Quella di stasera è quella di essere un polo culturale, un centro culturale che può ospitare momenti di cultura. È uno dei motivi che ci ha dato anche qualche possibilità di fare rimostranza verso la provincia quando ha messo in vendita questi edifici. Si è parlato di chiudere l'archivio, in realtà l'archivio non chiude, ovviamente l'archivio è sempre in funzione per forza di legge, però può trasferirsi, può andare altrove, può trasferirsi in periferia, può andare in un altro centro della provincia, perché l'archivio è di tutta la provincia, non della città di Salerno. Però chiudere questo edificio significa chiudere un pezzo di storia di Salerno e la possibilità di poter aggregare manifestazioni come questa di stasera. Abbiamo fatto delle dimostranze nella provincia che non hanno avuto particolare seguito, però continueremo a farlo. L'archivio è pronto anche ad andare via, ovviamente, se dovesse essere venduto un edificio, ma speriamo che non avvenga. Tra l'altro abbiamo fatto anche delle proposte alla provincia di efficienza, di miglioramento. Abbiamo proposto di poter ospitare l'archivio della provincia. La provincia in questo momento ha dato in affidamento a una società che gestisce archivi, il proprio archivio, quindi paga per l'affitto di scaffalature. Noi saremmo disponibili ad ospitare questo archivio e quindi consentire anche un risparmio all'amministrazione. È una proposta che abbiamo fatto, attendiamo qualche risposta in merito. È un momento particolare per l'archivio quello di poter essere ospiti di queste manifestazioni, perché l'archivio è innanzitutto istituto di conservazione, ma in questi momenti ha poi la possibilità di valorizzare quello che conserva. E l'archivio non è solo una finestra sul passato, ma è anche una necessità del presente. Questo vale sempre, vale per una collettività e vale per i singoli. Per la collettività perché ci dà la possibilità di scoprire sempre pezzi della nostra storia. Faccio un esempio. Le avversità naturali sono continue nel nostro territorio, ma non solo nel nostro territorio. Però se si studiasse un po' le vicende del passato, scopriremmo che queste cose sono già successe. L'alluvione del 1954 probabilmente è nota a tutti quanti noi, ma forse solo io so che nel 1910 c'era stato un altro, e un'altra ancora nel 1862, solo io questa sala, non in assoluto. E nel 1862 ce n'era stato un altro. E mediamente una o due alluvioni al secolo ci sono state. E si sono tutte determinate nello stesso modo. Non è stato il fiume Irno a determinare questi disastri, ma sono state due rigagnoli dimenticati ormai, il Rafastia e il Fusambolo, che sono completamente tombati e che al passento si riconoscono, e molti non sanno neanche l'esistenza di questi due torrentelli, però tutti i danni sono arrivati da quella parte. Conoscere questi pezzi di storia sarebbe comunque importante. Quindi l'archivio è una finestra sul passato, ma è anche una necessità del presente. Vale anche a livello di singoli, perché purtroppo più passa il tempo dalla scomparsa delle persone e più questa memoria si affievolisce, fino a scomparire del tutto. E l'unico modo per far riemergere queste memorie è attraverso le carte d'archivio. Un esempio è dato da questa piccola mostra che abbiamo fatto nei cieli della Prima Guerra Mondiale, dove abbiamo ricordato l'episodio dimenticato, che è quello del bombardamento di Napoli tramite un dirigibile.
E sembra strano, ma nella prima guerra mondiale, nel marzo del 1918, un dirigibile tedesco partì dalla Bulgaria, fece circa 1000 km di volo, indisturbato, e arrivò sul Napoli di notte. Doveva bombardare dei punti nevralgici, ma in realtà finì per scaricare a casaccio le bombe, perché di notte era impossibile con i mezzi di allora poter determinare le posizioni. Però fu un'azione dimostrativa. Questo fatto scatenò poi un certo timore generalizzato, tant'è che anche nella nostra provincia furono allestiti dei rifugi antiaerei, e quindi già nella prima guerra mondiale si parla di rifugi antiaerei. E abbiamo ricordato questi episodi. Poi ci sono altri episodi più noti, come il volo di D'Annunzio su Vienna, anche questo tramite un bollettino di guerra che noi conserviamo. È stato possibile ricordarlo. Quindi in qualche modo noi continuiamo a esercitare questa nostra funzione di conservazione e di valorizzazione. Con questo mi fermo e passo la parola a Luciana. Gli ospiti di stasera che adesso sto per presentarvi, vorrei dire che questi incontri che si avviano oggi sono degli incontri che partono da una serie di associazioni della città, Italia Nostra, Forum delle Culture, Figli delle Chiancarelle, a cui si sono allineati altre associazioni, sono aggiunte altre associazioni, il Touring Club di Salerno, di storie, di scienze di Ponte Cagnano, c'è anche l'associazione Io Salerno, c'è il Comitato Non Crescente e altri che mi verranno in mente, alcuni dei quali, alcuni dei rappresentanti di queste associazioni sono qui stasera e dopo, se vogliono, dopo i nostri interventi potranno anche intervenire. Allora, io stasera sono qui con il professore Peppino Cacciatore, che è uno storico, è uno storico della filosofia e che forse non ha bisogno di presentazioni, perché è uno degli intellettuali importanti di questa città, una sorta di colonna della storia e della memoria cittadina. C'è anche con noi Aurelio Lussi, che è andato via da Salerno da qualche anno e che mi fa molto piacere, salernitano almeno, che è stato qui anche per parecchi anni, e anche lui è uno storico di storia moderna e mi fa piacere di averlo qui con noi stasera. C'è l'assessore alla cultura del Comune di Napoli, Bruno Daniele, che è appena arrivato, e poi c'è il professore Alfonso Conte, che insegna storia contemporanea, se non sbaglio mi correggete, se mi sbaglio, e c'è Vincenzo Esposito, che insegna antropologia all'Università di Salerno, e c'è ancora Luciano Mastrolia, che si occupa di sociologia politica, insegnato alla LUIS di Roma, ed è anche il promotore e editore con una casa editrice che io trovo interessantissima, che si chiama Nicosia, e che è una casa editrice di Oliastro. Quindi stasera noi partiamo con la cultura e con un discorso, se possibile, se ci riusciamo, sull'identità, perché riteniamo che l'identità sia un fatto molto importante in una città, che non significa essere contro la modernità o a favore del passato. Stamattina vedevo su Facebook, vedevo anche le adesioni a questa iniziativa, vedevo una di queste pagine che si chiama Salerno Archivio Salerno, Salerno Archivio, e che presenta tutta una serie di foto, di immagini della città vecchia con dei commenti che sono struggenti, estremamente struggenti. È probabile che in ogni città ci sia questa malinconia,
fa parte del passato, di quando uno era giovane, ricorda una città bellissima che magari non era così bellissima come uno la ricorda. Però io credo che ci sia effettivamente a Salerno una mancanza, una sorta di sottrazione. Io sono stata a Salerno fino agli anni 80, poi sono stata fuori molti anni, sono stata a Napoli, Firenze, Roma, e devo dire che sono tornata e nei primi anni di un cambiamento che c'è stato in questa città io vedevo delle cose che mi piacevano molto, vedevo la villa comunale, anche la Lungo Lirno, la vecchia fabbrica della Salud restaurata. La villa comunale per esempio era un simbolo importantissimo di rinnovamento all'interno della città, perché sono state salvate tutte le piante, tutte le specie botaniche, è stata pavimentata con delle...
avrei qualche remora a parlare in termini ultimativi di identità perduta. L'identità è quella cosa che riguarda il modo d'essere di individui e di aggregazioni di individui, e però non va mai disgiunta da un altro concetto, che è quello della differenza. E quindi identità significa anche recuperare le differenze negative o positive che esse siano. Un concetto, quello di identità, mai da assolutizzare, perché l'identità è sempre relativa. Scusate questa, probabilmente diciamo, lezioncina di pochi secondi di filosofia. Perché dico questo? Perché Salerno è una città, come Luciano ha detto con molta incisività, una città con una serie di contraddizioni, una serie di modificazioni che riguardano la cultura, che riguardano la questione umanistica, che riguarda il modo d'essere, diciamo, di un'opinione pubblica, e allora considerando, diciamo, come analisi giuste, analisi corrette, diciamo, le indicazioni che sono date nei documenti preparatori di queste iniziative, per esempio la storia urbana, che è storia delle trasformazioni urbanistiche, ma è anche storia, come giustamente diceva Luciano, unicamente di paesaggi, di modificazioni delle stratificazioni sociali, e che è anche un mutamento di mentalità, di atteggiamento del grande pubblico nei confronti di queste trasformazioni per la maggior parte in negativo. E quindi condivido appieno, diciamo, una serie di osservazioni che riguardano la pacchianeria di certe ipotesi propagandistiche. Salerno identificata con alcune grandi metropoli europee, extraeuropee, d'accordo con la giusta riflessione sul rapporto tra politica urbanistica e ricerca del consenso. E qui farei una parentesi, perché la validità di iniziative come questa non può limitarsi all'incontro, alla discussione una tanto. Io credo che questa iniziativa, come tante altre iniziative che si possono organizzare in città, possono costituire il terreno di cultura di una serie di movimenti di opinione pubblica. La crisi dei partiti tradizionali è dinanzi agli occhi di tutti noi, e determinate scelte politiche, scusate se non la valorizzo,
fronte alla questione nazionale, determinate scelte politiche. Ormai si combattono e si possono anche sconfiggere solo nella misura in cui si crea nell'opinione pubblica, una serie di movimenti, una serie di iniziative che vanno al di là, diciamo, del tradizionale recinto delle forze politiche. D'altra parte, tutto quello che di giusto, diciamo, è stato detto, sarà detto, spero continuerà ad essere detto, diciamo, sull'identità da recuperare della nostra città, non può prescindere, diciamo, da questo problema. Perché la politica urbanistica nella città di Salerno è una politica che ha ricercato in prima battuta, forse in un'unica battuta, oltre che prima, la ricerca del consenso specialmente tra i grandi costruttori salernitani. Quando si tentò di bloccare le elezioni di De Luca in secondo mandato e si tentò di creare al di fuori, io voglio ricordarlo questo passaggio perché spesso la memoria storica ha qualche blackout ogni tanto. Quando tentammo di bloccare l'elezione secondo mandato di De Luca, riuscimmo a creare un movimento di opinione che certamente raccoglieva buona parte della tradizione da un lato democristiano e dall'altro lato comunista. Non tutti ricordano che io e qualche altro compagno che qui ci sta ascoltando siamo riusciti a far firmare un documento di appoggio alla candidatura di Alfonso Abia da tutti i deputati e gli ex deputati del Partito Comunista Salernitano. Io feci una lettera aperta ai giornali che inviai a Veltroni e a D'Alema. E la mia lettera è incentrata su questo semplice dato di fatto: la dichiarazione di De Luca ai costruttori salernitani, votate per me e arricchitevi. Naturalmente né D'Alema né Veltroni si potranno bene a rispondere a questa lettera letta. Ho fatto, diciamo, questo esempio, scusate, un esempio personale. Perché proprio perché trovo appropriato l'accento posto nel documento di Luciano, l'accento posto sul concetto di enfasi, un artificio retorico sul poeta, che specialmente negli ultimi anni abbiamo conosciuto come una delle molle propulsive negli ultimi mesi, negli ultimi giorni, molle propulsive del populismo e del consenso non soltanto clientelare, attenzione, non commettiamo questi errori, ci sono tutti clienti, c'è gente in buona fede, così come c'è gente in buona fede che vota per i partiti populisti in questo
frangente della nostra storia. Allora, questo fatto da, come dire, va messo insieme, diciamo, all'immagine che deve sempre più circolare, all'immagine di forze dell'opinione pubblica, delle professioni, degli intellettuali, dei semplici cittadini, che recuperano, diciamo, l'immagine di una città che può ritornare, ecco, non dico, diciamo, al vecchio modello, anch'esso molto negativo, diciamo, tu hai fatto bene a ricordare la prima giunta di sinistra nella città di Salerno, che portò avanti, tra parentesi, ci fu un momento in cui De Luca era il vice sindaco di questa giunta, e che portò avanti, diciamo, un originario e originale programma di trasformazioni urbanistiche. E io ero assessore allo spettacolo, e durai 8 mesi, poi vedi che non ero cosa me ne andare. Dopo qualche tempo anche Martino me ne dovette andare. E devo dire con orgoglio che come assessore allo spettacolo io mi impusi e feci sì che il progetto di restauro del Teatro Olletti non fosse assegnato a un grande artista, a un grande architetto, ma a un ufficio tecnico comunale. Per dire che c'è la possibilità di agire in modo da favorire la partecipazione dell'opinione pubblica. Ma io concludo citando quella che ritengo una parte importante del documento di Luciano, che è quello, diciamo, che ho definito nei miei appunti la pars consumens. Ciò che concorre alla crescita culturale di una città non sono gli interventi calati dall'alto, ma l'effettiva circolazione dei saperi, una reale produzione creativa e istituzioni che ne accolgano le istanze. Credo che manifestazioni come quelle di stasera vadano in questa direzione. Diceva, e finisco, una filosofa che ho molto studiato, che ho molto amato, continua ad amare, Maria Zambrano: il compito è vasto, poiché bisogna sanare tutto, cultura e democrazia, individuo e società, ragione e sentimento, economia e libertà. Grazie. Di tornare a parlare di politica, di cultura, di democrazia, perché la parola è molto importante e può forse arrivare ancora più lontano di altri tipi di iniziative più direttamente politiche. Questa è una città dove c'è stata una storia culturale, intellettuale, e alcuni qui stasera ne sono testimoni.
E quindi credo che questo ragionamento sia, ecco, questo nostro tentativo vuole andare in questa direzione, soprattutto vuole cercare di costruire insieme a loro, insieme ai professori, agli studiosi, agli esperti, ai colleghi, un'idea di città, perché forse è quella che è mancata. E su questo io vorrei sentire per esempio l'assessore Daniele, che a Napoli con De Magistris stanno facendo una serie di operazioni, da un comando liberato, da un'attenzione enorme agli eventi, al teatro, alla cultura, soprattutto che segnalo la presenza dell'assessore agli eventi, cioè andate a teatro e trovate l'assessore che va a seguire le cose, va a seguire le presentazioni dei libri, quindi non c'è questa distanza, anzi questa dialettica tra creatività e istituzione è molto vicina ed è, come dire, un laboratorio, un modo di intendere, un nuovo modo di organizzare la cultura e di fare anche politica e di gestire una città. Grazie, io sono veramente molto contento dell'invito, della possibilità di discutere, di partecipare a un confronto con amici, maestri, personalità della vita intellettuale della nostra città, della nostra regione, del nostro paese e con tante associazioni che continuano a mantenere forte un impegno civico, una capacità di presenza, una voglia di influenzare le scelte, che è un tempo in cui tutto ciò è molto complicato, è molto difficile da avere, si va, come ama dire il mio sindaco Luigi De Magistris, che ama molto di andare in direzione ostinata e contraria rispetto ai tempi, anche se mano a mano poi il tempo molte cose le chiarisce, molti errori si delineano, la capacità di poter leggere le vicende si fa più possibile, insomma, in ogni caso chi vuole esercitare uno spirito, una coscienza critica, trova più elementi per poterlo fare. Io, diciamo, a proposito di identità, una discussione che tra l'altro è molto presente anche a Napoli in questi tempi, si vede sull'identità, l'immaginario, i rischi che tutto possa di nuovo in qualche modo, scusate, sono influenzatissimo, quindi è una voce immagino difficile da seguire, quindi c'è molto una discussione di questo tipo. Io, diciamo, vorrei come premessa dire che guardo al tema dell'identità in modo molto problematico, nel senso che io considero l'identità un terreno di conflitto, un terreno di scontro, di conflitti, nel senso che non è un luogo pacificato, non è il luogo dell'unanimismo, il luogo in cui ci si possa ritrovare sicchettesi impliciter come una sorta di totem sempre fisso e immutabile. Quindi l'identità è il prodotto del lavoro, diciamo, delle generazioni e anche appunto dei conflitti. Per usare un vecchio lessico a meccano, ho cercato anche di trovarne altri, però mi riesce sempre difficile. È anche il luogo delle egemonie, in qualche modo, attraverso cui si tratta e si costruisce, si afferma l'identità. Quindi, diciamo, questo è il tema da guardare con molta attenzione e anche con molta capacità di maneggiarlo politicamente, specialmente qui da noi, nella nostra realtà, in Campania, in Napoli, nel sud, diciamo, dove ovviamente ci sono tanti di quei rischi che non scelte, quindi non ci si ferma così, va bene troppo a lungo, prendere troppo tempo. E non c'è dubbio che in un certo momento, per una certa fase, nel momento in cui abbiamo attraversato i tempi del pensiero unico,
voglio dire, tra virgolette, chiamiamolo il locale, tanto per capirci, no? Però cose come l'orgoglio municipale, l'identità civica, il senso di appartenenza alla comunità, sono state sicuramente un fattore di resistenza, io direi perfino progressivo per certi aspetti. Quando questo però diventa, tra virgolette, un strumento, un regno, in qualche modo rischia invece di consegnarci a una visione repressiva. E credo che questo sia, diciamo, il modo giusto di affrontare, quindi, diciamo, molto spesso l'identità diventa celebrativa, e invece dobbiamo avere una visione critica di questo tipo. Questo riguarda in generale tutte le città, ma le nostre in particolare, che sono così cariche di storia, di passato e così via, questo è un tema, secondo me. A Napoli ovviamente abbiamo fatto un po' di necessità virtù, nel senso che, come sapete, l'intervento pubblico si è quasi completamente ritirato dalla cultura, dalla formazione in generale, tranne in alcuni casi specifici, circoscritti, diciamo, ma non voglio esprimere la tendenza, la valutazione di carattere più generale. Purtroppo, diciamo, essendo la nostra un'economia debole, molto asfittica, e anche, diciamo, con centri economici dotati di una grandissima capacità di innovazione o di comprendere che le conoscenze, i saperi, sono e sono resteranno un fattore competitivo essenziale, quindi non si tratta di sostenere solo la cultura, ma di cercare di incorporare quanta più cultura possibile nel territorio e nell'impresa, evidentemente anche, quindi, siamo stati, restiamo e viviamo, per ciò che riguarda l'organizzazione della cultura, senza pubblico e senza privato. A Napoli, pur dentro questo quadro assai abbastanza fosco, però la vitalità culturale della città, il tessuto associativo, movimenti giovanili che, appunto, critici della globalizzazione, del pensiero unico, diciamo, la vogliamo comunque, in un dialogo a volte più complicato, a volte di maggiore intesa, con il comune, con l'amministrazione, insomma, si sono costruite pratiche che devo dire interessano molto anche in Europa. Noi, se per esempio siamo una città in questo momento invasa da tantissimi giovani europei, perché a Napoli si parla un lessico, lo parla l'amministrazione, lo parla la città, tante esperienze significative, che viene considerato, appunto, non omologato, cioè non conformistico, non in qualche modo sussunto pienamente dentro le logiche dominanti. In questo c'è una grande storia, no? C'è un'antica vocazione della città, e c'è anche una realtà presente e vitale che produce tanto, diciamo, frequenta testi, frequenta autori, li richiama, questi autori se ne interessano e vengono volentieri, la rappresentano, insomma, un fenomeno da questo punto di vista, culturale, di questo punto di vista, nel quale è veramente difficilissimo. Per farvi un esempio di quello che volevo dire a proposito di pubblico e privato, se pensate che a Napoli l'art box, che è la defiscalizzazione di chi sostiene, quindi non è che ci deve mettere qualcosa, ci guadagna qualcosa, insomma, la scala di Milano nel corso di questi anni, l'art box ha affrontato, credo, 100 milioni di euro, si sono aggiunti ai già lauti finanziamenti pubblici. A Napoli 100 euro, diciamo, più o meno questa è la cifra, della consapevolezza dei classi dirigenti, diciamo, questo è il secondo tema che volevo dire, a proposito di difficoltà, tanto per, come si dice, non ciullare nel manico, per dire. Io penso che uno dei nostri problemi nel corso di questi anni è, mi dispiace doverlo dire, perché io ci ho creduto molto, in una parte, anche per la mia esperienza di impegno pubblico nella dimensione regionale, uno dei nostri problemi gravi in questo corso di questi è il fallimento del regionalismo.
regionalismo è un grandissimo, noi cari, sono gli amici, compagni. Il regionalismo stato è un ricco potenziale, la risorsa molto importante che abbiamo, e riavendo una visione adeguata dei problemi in cui siamo immersi, potesse attraverso il dibattito, il confronto, l'impegno intellettuale, si potesse riaprire una stagione di pensieri lunghi come pure stato un altro passaggio assai difficile della nostra storia, della nostra vita nazionale. Grazie all'assessore Daniele, a proposito del discorso che ha fatto anche l'assessore, ricordiamoci anche per esempio questa storia degli ultimi 30 anni, 40 anni a Napoli, no? Che poi veniva anche da certe situazioni che si erano verificate a Roma, di come per esempio la cultura sia stato un elemento dominante dell'azione di sinistra nelle città, cioè da Nicolini a Roma, Valencia a Napoli negli anni 80, lo stesso Bassolino che comincia a penalizzare la piazza del Biscito con la montagna di sangue di Palladino. Poi lasciamo perdere tutta una serie di vicende che ci sono state dopo. Allora, Napoli, come dire, non fosse a uno slancio identitario anche fin troppo forte, tant'è vero che appunto nel 600, Basile, la favola di Simone, tutta la storia di Napoli lo dice ogni giorno, c'è una ricca attività di produzione a Napoli. Però ecco, quegli interventi sono serviti per esempio a dare lavoro a molti giovani, una cosa che nacque anche qui a Salerno nei primi anni della sindacatura del Duca con la movida, cioè la prima movida con l'apertura dei locali in città quando ci fu il restauro di alcune parti del centro storico e molti giovani si buttarono a fare i ristoratori, ad aprire locali. In fondo fu una circolazione sia pure votata al commercio e all'intrattenimento più che alla cultura. Però ecco, questo ragionamento di un intervento dell'azione politica legata anche alla storia della sinistra all'interno delle città in qualche misura qui a Salerno poi è andata degradandosi completamente. Allora ecco, mi piacerebbe che a Salerno si parlasse un po' anche rispetto alle differenze tra Napoli e Salerno, tra tutto quello che è avvenuto in questi anni. Io innanzitutto, il direttore dell'archivista che ci ospita, no? Perché da alcuni anni l'archivista di Salerno è molto più attento alla città, molto più aperto alla città rispetto al passato remoto e recente. E poi ringrazio Luciana Libero che ha efficacemente voluto, direi, sia questo incontro sia la serie di iniziative che viene inaugurata da questo incontro. Il titolo di questa nostra iniziativa merita però qualche precisazione ulteriore anche rispetto a quelle che sono già state proposte sia da Cacciatore che sia da Daniele. Perché? Perché l'identità rubata, Peppino Cacciatore, non identità tradita, l'identità rubata è espressione molto più forte, molto più estrema, se non estremissima, per così dire, rispetto a quelle che voi avete ricordato. Perché impone una domanda. Chi ruba che cosa? Questa è la domanda che questa espressione, la semantica e soprattutto la logica ha un senso, chiama. Ma su questo però successivamente, prima consentitemi una digressione. È stato ricordato che io ho vissuto molti anni a Salerno, ma io in realtà sono un nuovo campanus, perché ho radici irpine, non radici, ho solo una nascita irpina, pochi mesi vissuti in un piccolo paese in provincia di Avellino, poi come, e questo va ricordato, come tante famiglie sia dell'Interland salernitano sia della provincia
Da bambino mia famiglia si è trasferita a Salerno e io ho vissuto praticamente fino alla fine degli anni 60, il 71, 72 a Salerno, e poi mi sono trasferito a Napoli, dove attualmente vivo. Quindi, come vedete, sono né napoletano né salernitano né etica, sono homocampanus, per prendere la vecchia espressione della storia antica di questa nostra gloriosa regione, di questa nostra gloriosa area. Perché dico questo? Perché questo forse mi consente di avere una visione del territorio forse un po' più ampia rispetto alla visione della diciamo del radicamento salernitano o del radicamento in altre aree di questa regione. No, io sono uno sradicato, non sono uno radicato, anche perché questa parola radici a me piace molto poco. E quindi chiudo questa parentesi, ripeto, l'ho proposta non per indulgere ad una moda oggi degli storici che non mi appartiene, che è la moda della ego history, perché penso che questa connotazione, aver ricordato questo pezzo insomma della mia autobiografia, sia diciamo importante per capire poi le cose, per capire meglio le cose che sto dicendo. E allora, chi ha rubato che cosa? L'identità non è, amici, un dato metafisico né un prius antropologico. L'identità è una costruzione storica, è una costruzione storica collettiva che comporta la partecipazione di più soggetti alla costruzione, della costruzione nel tempo, una costruzione lunga, una costruzione fatta certo di conflitti, ma fatta, come diceva Peppino Cacciatore, anche di relazioni, fatta di appunto un complesso sistema di rapporti. Per cui quando si fa riferimento a un concetto come quello di identità, bisogna stare molto attenti a mettere insieme al concetto di identità parole tipo vita, parole tipo, ancora più forte, rubato, perché evidentemente tutto questo presuppone che ci sia qualcuno che rubi un qualcosa, che però ripeto, è un dato collettivo e che comporta la partecipazione collettiva alla costruzione. E allora, se così stanno le cose, bisogna un po' riflettere su quella che è stata la storia passata e presente di questa città, perché voler a tutti i costi riportare all'attualità o al passato recente di questa città quella che qualcuno può immaginare come una destrutturazione di una identità, un furto di un'identità, è a mio parere un po' superficiale. Allora ricordiamo qualche diciamo elemento caratterizzante di questa storia. Io sono uno storico moderno, posso ricordare gli elementi della storia moderna di questa città, ma io penso che mutatis mutandis questi elementi abbiano ancora una ricaduta sull'attualità storica di questa città, per cui non è così semplice attribuire a qualcuno, sia pure qualcuno che ha posti di responsabilità, quindi ha responsabilità, siano esse politiche o di elite di qualsiasi tipo, è difficile attribuire appunto a questo qualcuno furti o decostruzioni, destrutturazioni di identità. Allora, se voi sapete, da 40 anni che mi occupo della storia di Salerno, della relazione tra questa storia di Salerno e altre città del Mezzogiorno, della storia di Salerno all'interno anche di una più complessa storia italiana. Bene, allora vuol dire pure qualcosa il fatto che questa città non abbia mai avuto una capacità di essere il centro del suo impero, di essere il centro di un sistema di relazioni capace di tenere insieme
con una funzione, diciamo, di leadership, per così dire, gli assetti territoriali. D'accordo? Si tratta di assetti territoriali molto vasti, molto complessi, estesi, molto differenziati al suo interno, e tuttavia è sempre mancato. Che cosa? Il fatto che Salerno potesse funzionare da centro delle sue aree periferiche o semiperiferiche. E questo è estremamente importante, perché ancora adesso, quando noi, veramente non se ne parla più, perché ormai, come è stato ben detto, le direzioni di questa città pare che vadano in tutt'altro segno, pare che siano in tutt'altro segno, ma l'idea di città, lo diceva prima Luciano, beh, l'idea di città oggi non può fare a meno di tenere conto di questa sua, diciamo, di questo suo rapporto con questa enorme differenziazione territoriale della provincia, di questo essere il centro di due costiere, e non è che tante città in Italia abbiano questa collocazione, eccetera, eccetera, ma chi è che parla più di questo? Chi è che si pone più il problema di questa prospettiva, non identitaria, ma di questa prospettiva di funzione della città? Perché comunque questa città, e questo è il secondo elemento storico, non ha mai esercitato un tasso elevato di funzioni urbane. Certo, non l'ha esercitato quando aveva 7.000 abitanti, ci mancherebbe altro, a metà 600, ma non l'ha esercitato nemmeno dopo. E non l'ha esercitato nemmeno, ecco il riferimento alla mia storia familiare, quando tra gli anni 40 e gli anni, fino agli anni 40, gli anni 50 e gli anni 60, Salerno è stato il luogo di destinazione di una immigrazione interna che ha totalmente sconvolto e squilibrato il rapporto tra popolazione e risorse. Per cui quella questione storica del basso tasso di funzioni urbane è andata poi a complicarsi ulteriormente quando Salerno è diventata da una città di poche decine di migliaia di abitanti a una città che è cresciuta moltissimo su se stessa e in cui all'abnorme sviluppo edilizio non ha mai corrisposto un adeguato sviluppo delle funzioni urbane capace di guidare e di dare un senso a questa ipertrofia edilizia. Quindi l'altro elemento importante su cui riflettere storicamente, io ho sempre insegnato ai miei allievi il rapporto tra il presente e il passato, adesso il mio grande maestro scomparso, che purtroppo abbiamo perso da pochissimo, Giuseppe Galasso, mi ha sempre insegnato questo forte rapporto tra presente e passato. Bene, diciamo che questi elementi che io sto ricordando hanno un riflesso sull'attualità, pesano, lo dice la Michelet, come la storia pesa su di noi, ce lo dimentichiamo spesso, questo peso della storia su di noi. L'altro elemento è la ristrettezza dell'elite, ma amici miei, non si comprendono certe cose se noi non facciamo riferimento a questo problema storico di una città come Salerno che è stata la ristrettezza dell'elite, su questo non mi dilungo. E c'è l'ultimo poi elemento di questo, diciamo, quadro, sia pure sintetico, delle, diciamo, degli elementi storici della città, che è la politica culturale che è sempre partita da un principe, da un mecenato. Io non è che voglio confrontare o paragonare De Luca a Ferrante Sanse di Rinci, ma anche che altro, insomma, sarebbe una, diciamo, un confronto veramente scandaloso, sono due personalità imparagonabili, però non è un caso che la politica culturale che storicamente ha avuto una sua pratica in questa città è partita da una figura carismatica, forse è troppo, oggi tutti pensano di essere carismatici, c'è un abbassamento della soglia del carisma, no? Cioè ci si contenta di poco per dire che uno è carismatico, ma voglio dire che comunque è una esperienza culturale che parte quasi sempre, poi ci sono
certe occasioni, congiunture, circostanze in cui questa politica culturale è partita in qualche modo dalle sollecitazioni dal basso, ma generalmente qui le politiche culturali sono partite sempre da un principe, chiunque esso sia stato storicamente. Detto questo, io vengo a tempi più recenti, perché poi il discorso storico ci porta lontano nel tempo, ma avviciniamolo a noi. Partiamo proprio da quella trasformazione che si è avuta a Salerno tra gli anni 50 e gli anni 60, con questo enorme processo di immigrazione interna che ha veramente sconvolto la città. E questo processo poi ha avuto in qualche modo delle guide politiche, perché l'idea della grande Salerno non l'ha inventata De Luca, parliamoci. L'idea della grande Salerno l'ha inventata ben altra personalità di rilievo della storia politica di questa città, che è stato Alfonso Mena. Allora voglio dire, Alfonso Mena, che aveva, ecco, l'identità. A suo modo aveva ideato una identità in questa città collegata alla portualità e quindi alla trasformazione radicale della linea di costa della città che noi tutti ricordiamo da ragazzi, noi tutti, quelli che hanno 72 anni come me, che voi siete tutti giovani ovviamente, quindi non lo ricordate. Esattamente, quindi il porto che trasforma la linea di costa, l'industrializzazione collegata alla sua esperienza all'Isvermer e questo ulteriore ciclo edilizio che si mette in moto all'interno di questo processo. Naturalmente, quando perlomeno uno di questi tre, diciamo, elementi è entrato in crisi col processo di deindustrializzazione, che sarebbe iniziato subito, attenzione, questo sarebbe da studiare, perché nel giro di 10, massimo 15 anni è stata smantellata tutta l'attività produttiva, diciamo, secondaria dell'economia salernitana. Ecco, nel momento in cui è venuto meno tutto questo, ecco lì sì, che c'è stata una sorta di crisi di identità, perché quella era un'identità che aveva dei fondamenti in qualche modo, per quel tempo aveva dei fondamenti. Se noi storicizziamo quella scelta, noi ci rendiamo conto che in quel tempo storico quella scelta aveva una sua legittimità, aveva una sua legittimità. Poi tutto questo è venuto meno e diciamo che dal venir meno di tutto questo a oggi non è nata nessun'altra idea di città paragonabile a quella e in qualche modo all'altezza dei tempi. Dopodiché poi è venuto tutto il resto, certo, tutto il terremoto, è venuta la stagione dei sindaci, che qua pure ha prodotto qualcosa, diciamo la verità, perché noi svolgiamo delle critiche sacrosante e legittime, ma dobbiamo pur dire che in linea di tendenza con un circuito nazionale tra il 93 e il 97 qui a Salerno, voglio dire, le trasformazioni della città si sono avute e da molti punti di vista trasformazioni positive. Il problema è stato già il secondo mandato. Quando prima si parlava di secondo mandato, in realtà qualcuno si è espresso male, perché quello che si ricordava non era il secondo mandato, era il terzo mandato di De Luca, perché De Luca ha fatto due mandati dal 93 al 97 e poi dal 97 al 2001, poi ha svolto la sua attività parlamentare, poi si è stancato di questa attività perché ha capito che come parlamentare sostanzialmente non contava niente ed è risceso sul locale in un momento in cui il locale significava ancora la gestione di un potere ben più rilevante rispetto a quello di un parlamentare. Oggi forse ancora di più, perché con la crisi del Parlamento e con la crisi delle istituzioni parlamentari probabilmente il profilo locale, alcuni profili
di potere locale diventano molto più appetibili e da certi punti di vista la gestione di questi profili è molto più gratificante rispetto a prima. Quindi diciamo, i dati storici da riportare per fare un discorso sull'identità sanitaria sono tanti, sono complessi, bisogna ragionare molto attentamente su questi dati e cercare di capire perché oggi ci troviamo. Ma direi qui come altrove, qui lo sentiamo molto di più ovviamente, ma qui come altrove in una crisi di modelli di riferimento, di idee su cui poter costruire il senso della città. La città, diceva Max Weber, è il luogo privilegiato delle condotte di vita in vista di uno scopo. Qui è venuto meno proprio questo, cioè non si capisce che cosa ci stia a fare una città come Salerno se non ha condotte di vita che la qualifichino come città e scopi da raggiungere come città. Questo è il problema. E qui è su questo che dobbiamo ragionare, altrimenti corriamo il rischio, di entrare nella logica dell'operazione nostalgia, della logica dell'età dell'oro. Io ricordo una polemica con un mio amico, compianto amico e collega, Augusto Platanica, quando io cercavo appunto di portarlo sul terreno dell'analisi delle funzioni urbane di Salerno, della storia della città, e lui idealizzava in qualche modo quella che lui chiamava la città bomboniera degli anni 50 e dei primi 60. Aveva usato proprio questa espressione, la città bomboniera. Ecco, io penso che Salerno non sia mai stata una città bomboniera, detto molto francamente, che oggi operazioni nostalgia non siano produttive e che invece bisogna calarsi nel discorso storico relativo alla città per individuare se possibile, operando sempre tutti insieme, perché ripeto, l'identità è un'operazione collettiva, cercando di individuare quelle che possono essere le idee forti in grado di dare un senso a questa città come luogo della vita e luogo di condotte di vita in vista di scuola. Grazie. Aurelio Musi, che noi non abbiamo nessuna nostalgia, soprattutto che noi abbiamo nostalgia dei tempi recenti, e infatti ci siamo così divertiti a fare, grazie ad alcuni grafici che ci hanno dato una mano, ci siamo divertiti a fare un manifesto con una bambina che disegna cosa ci resta. Quindi l'idea nostra è proprio questa, è proprio di avere questi contributi importanti, perché l'identità è una provocazione. Noi abbiamo scritto l'identità scomparsa, poi qualcun altro ha suggerito l'identità rubata. Forse Aurelio, vivendo altrove, giustamente non ha questa sensazione di furto che forse alcuni di noi invece percepiscono, come quando ti senti scippato di qualcosa, il che non vuol, forse appunto può essere che c'è un elemento nostalgico, però l'idea è quella di capire che cosa può succedere. Immaginiamoci questa città tra 30 anni. Il discorso importante è quello che è fatto sulla provincia, cioè è sempre mancata una prospettiva territoriale, che è stata un'occasione perduta, possiamo dirlo che è ormai un'occasione persa questa, e quindi questa è una cosa che per esempio abbiamo perso tutti quanti. E allora anche pensando a quello che diceva anche l'assessore Daniele, le risorse sono poche, però qui sono arrivate parecchie risorse, tra il piano azione e coesione, tra il programma 2007-2013 e quello attuale e tutta una serie di altri investimenti. Forse questo progetto provinciale di una grande Salerno, di una Salerno con un territorio, una Salerno tra due coste, i nostri prossimi incontri saranno sull'ambiente, sul porto, proprio perché riteniamo ci siano questi problemi, che ovviamente, come dicevi tu, non possiamo risolvere da soli. Ed è chiaro che la responsabilità non è mai, cioè quella penale forse individuale, ma quella politica o storica non è mai individuale.
è una responsabilità collettiva. Vorrei sentire su, anche su questi temi Nunzio Mastrolia, che sta facendo questa casa editrice che forse riguarda il Mezzogiorno a proposito di nostalgia, di riflessione e tutto. Sì, grazie, grazie innanzitutto per l'invito, mi fa molto piacere essere qua, grazie anche per le parole che Luciani ha dedicato alla casa editrice. Io vi confesso che sono un po' in difficoltà sulla questione dell'identità e per una serie di ragioni, mi spiego, partendo anch'io dal riferimento a Max Weber, che negli studi sulla città, analizzando la differenza tra la città occidentale e la città asiatica, che altro non è che un caravanserraglio oppure un luogo dove stazionano gli eserciti, dice che la città occidentale è una comunità che si autodetermina, quindi è la città autocefala che si governa da sé e autodeterminandosi sceglie che cosa essere. Ecco perché sono un po' in difficoltà sulla questione dell'identità, perché secondo me l'identità è una scelta, un po' anche in riferimento all'intervento che mi ha preceduto, ed è un fattore che muta nel tempo e che può essere scelto. Che cosa voglio dire quando dico che muta nel tempo? Se uno riprende gli studi di Fustel e Coulanges sulla città antica, la città antica era una città terziaria, dove c'erano soprattutto attività quasi amministrative oppure di produzione appunto di servizi, mentre l'attività secondaria era molto scarsa, se non irrilevante. Il grosso della produzione economica veniva fatto nelle campagne. La città medievale invece paradossalmente è una città soprattutto secondaria, dove si producono attività di tipo manifatturiero, a volte addirittura industriale. I grandi lanifici della Firenze medievale erano degli opifici che avevano di tutto rispetto, non a caso i ciompi sono uno dei primi movimenti di rivolta operaia per un miglioramento delle condizioni di lavoro. E così anche la città moderna. La città moderna è una città dove stanno le fabbriche. Mentre quella che stiamo vivendo oggi è una nuova città dove, lo dirò dopo, vengono prodotti soprattutto contenuti e vengono prodotte quello che qualcuno ha definito la materia grigia. E le identità si scelgono anche, voglio dire, quando da Aquileia si spostarono nella Laguna Veneta, là bisognava scegliere che cosa essere. Venezia non esisteva, i commerci sono stati creati quasi per disperazione, la stessa cosa più o meno è successa ad Amalfi, Venezia stessa, Firenze stessa, tutto il mercato dei panni lana non esisteva a Firenze, fu una scelta. Quindi le identità sono qualcosa che si creano e come le città antiche è tutta la comunità che riflette su che cosa essere. Quindi in questo senso mi interessava molto il riferimento al fallimento del regionalismo, perché sapete c'è stato tutto un filone di studi che è partito da Robert Putnam, che negli anni 70 ha seguito lo sviluppo del regionalismo, nel 93 ha scritto questo libro sulla tradizione civica delle regioni italiane e diceva ma in fondo le regioni andranno bene al nord perché c'è un maggiore spirito civico, andranno male al sud perché non c'è spirito civico. In realtà il fallimento è stato tutto il territorio nazionale e a me viene da pensare che come dire, il fallimento è stato quello della partecipazione attiva dei cittadini, perché le istituzioni possono funzionare, la politica può funzionare a condizione che i cittadini partecipino e contribuiscano, come era la democrazia antica, al governo della città. Per questo io credo che le identità si debbano scegliere e quello che sta succedendo stasera, cioè una partecipazione attiva di un gruppo di persone che dibattono sul futuro della propria città e sul proprio futuro, secondo me è il passo più importante in questa direzione. Quindi io mi permetto di non guardare al passato e suggerire qualche cosa per quanto riguarda il futuro, una proposta su cui dibattere. Quello che dicevo prima, noi stiamo vivendo in una fase che qualcuno definisce dell'industria 4.0, terzo capitalismo, Jeremy Rifkin dice questo, cioè chi parla di quarto capitalismo. In realtà che cosa sta succedendo? Che tutto ciò che può essere robotizzato verrà robotizzato o attraverso delle macchine o attraverso delle applicazioni. Che cosa resterà? Resterà soltanto ciò che è prettamente umano, quindi ciò che le macchine non possono sostituire. E che cos'è prettamente umano?
questo è un dibattito su cui sarebbe interessante riflettere a lungo, ma essenzialmente la creatività e l'empatia. E dove si producono creatività, empatia, conoscenza? Io credo che il luogo privilegiato dove queste, il motore della nuova economia del futuro siano le università. A me stupisce sempre il fatto che nei dibattiti sul futuro di Salerno, sulla provincia di Salerno, l'università resta in un posto oscuro come se non esistesse. Io credo che l'Università di Salerno, anche leggendo quello che stanno facendo, si stia trasformando in una delle migliori università a livello nazionale, stia producendo delle cose di avanguardia anche dal punto di vista scientifico e tecnologico, e secondo me è una miniera immensa su cui la città deve investire per poter produrre quella materia grigia che è il propulsore dell'economia del XXI secolo. E questo, a proposito del ruolo di leadership della città su tutta la provincia, ci sono dei poli di straordinaria importanza. Pensate al Parco Nazionale del Cilento e del Vallo Viliano, che è un patrimonio UNESCO per la biodiversità. C'è tutto il patrimonio della dieta mediterranea, e riallacciandosi alle radici del passato, c'è un passaggio di uno degli ultimi libri di Vera Zamagni sul fatto che l'economia italiana riesce a vincere la concorrenza del capitalismo anglosassone quando riesce a produrre agganciandosi alla propria storia. E tutto il discorso sulla prima università di medicina della storia occidentale è un patrimonio immenso che nessun altro territorio ha. Io credo che se si riuscisse a ragionare su queste cose, mettere a sistema l'università, la facoltà di medicina, il patrimonio dell'umanità, della biodiversità del Parco Nazionale del Cilento, con tutto quello che è stato prodotto anche intorno alla dieta mediterranea, si potrebbe ragionare sull'ipotesi di creare un distretto della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica che abbia come fulcro quello del benessere per il XXI secolo. Questa è la mia proposta. Ovviamente è soltanto una proposta, però credo sia un modo per poter ragionare sul fatto che l'economia internazionale sta cambiando. Ciò che conterà non sarà più il basso costo della manodopera oppure la capacità di creare nuove infrastrutture di tipo viario e via dicendo. Ciò che conta sarà la capacità di creare e produrre materia grigia, teste pensanti e cittadini che possano agire sulla base della propria creatività e dell'empatia nei confronti degli altri. Grazie. In questi incontri abbiamo un'altra piccola operazione che stiamo cercando di fare in questi eventi da qui a maggio, è di rendere partecipi, di invitare alcuni professori dell'Università di Salerno, non solo i presenti questa sera, ma anche altri che verranno a discutere dell'ambiente, dell'economia, delle acque, del porto, del risanamento ambientale, eccetera. Proprio perché un'altra delle cose per rispondere ancora ad Aurelio Musi, che mi ha stuzzicato su questo discorso dell'identità rubata, un'altra delle cose che abbiamo perso è stato questo rapporto con l'università, che non credo che in Salernitana abbiamo scelto che l'università andasse a Fisciano. È stata ancora una volta una scelta calata dall'alto di area alpina che ha deciso che bisognava investire in quella zona. Dopodiché l'università era da via, cioè io mi sono laureata all'Università di Salerno, che negli anni 70 abbiamo avuto la fortuna di avere qui dei professori, degli studiosi importantissimi, come Sanguinetti, De Mauro e tanti altri, lo stesso Lenna. Quindi è chiaro che anche questa è stata una storia che va riscritta e va ripensata. Un'altra delle cose che volevo dire è molte delle analisi europee, come diceva il professor Mastroia, che poi ci rimarrà l'umano e la creatività, l'industria culturale e creativa pare che sia l'unico elemento di economia in crescita, è importante in tutta Europa. Quindi questo sicuramente è un fatto che ci rispettiva Luciano. E poi più in generale dalle nostre figlie di Biancarelli, per questa iniziativa
e per un'idea di città che da anni, da sempre, portano avanti, alternativa all'altra idea, all'altra identità che da anni invece viene proposta in maniera molto più forte. Io sono d'accordissimo che l'identità sicuramente è plurale, sicuramente si costruisce insieme e per questo c'è bisogno che tutti abbiano cittadinanza, abbiano possibilità di esprimere la propria idea di città. E devo dire, negli ultimi 25 anni questo è molto difficile, per questo motivo è ancora più meritorio l'attività, il ruolo di cittadinanza attiva che hanno espresso Figlia delle Biancarelle, Italia Nostra, perché in realtà è stata imposta una logica che ancora fino all'altro giorno continua a essere dominante, che è la logica amico-nemico. E dell'altro giorno qualche critica al progetto di realizzare un nuovo ospedale e la replica del sindaco, no, chi esprime queste critiche sono nemici di Salerno. Beh, io dico le identità sono plurali in democrazia, perché poi le identità in alcuni periodi storici in realtà erano imposte dall'alto durante il regime fascista. Si fondavano le città, politiche, demografiche, urbanistiche venivano calate dall'alto. A noi piace pensare a identità, a idee di città che vengono costruite insieme da cittadini che hanno ciascuno lo stesso diritto di esprimere la propria idea. E evidentemente per sfuggire a questa logica amico-nemico significa anche rifiutare le logiche della tifoseria contrapposta, da tutto il bene da una parte e tutto il male dall'altra, e provare soprattutto a cogliere sfumature, ombre, chiaroscuri che in realtà nella totalità dei casi dominano invece a giudizi lapidari ai quali ormai siamo abituati da parecchio tempo. Significa anche sfuggire alle opinioni contrapposte e soprattutto per molti aspetti della nostra vita cittadina recuperare degli elementi di procedure di valutazione in tutte le pubbliche amministrazioni, all'università da anni, no? C'è una procedura di valutazione, è ormai diventata una disciplina. C'è la possibilità di misurare e capire se delle politiche pubbliche, se dei provvedimenti funzionano, fino a che punto, quali sono le risorse, quali sono i benefici e quali invece sono le criticità. Ecco, io immagino anche che le nuove identità emergano soprattutto a partire da dati, da valutazioni e non da opinioni rafforzate appunto da tifoserie contrapposte. Molto brevemente faccio riferimento a un tema che sta in questo dibattito molto generale, che è quello dei contenitori negli ultimi 25 anni. Sottolineando dapprima negli ultimi 25 anni sono stati recuperati una serie straordinaria di siti storici che da tempo erano abbandonati e sono stati ristrutturati ed erano disponibili ad un riuso. È inutile elencarli, faccio però riferimento anche al fatto che tanti altri contenitori invece si erano rimasti in stato di abbandono. Penso soprattutto al centro storico alto, ai due carceri a Palazzo San Massimo, oggetto di un concorso di idee ormai da vecchio tempo fa, e che invece fanno parte di una città ancora cancellata. C'è l'altro problema poi, che anche gli immobili recuperati non sempre hanno ospitato dei contenuti adeguati. Io penso che il caso di maggior successo sia il Giardino della Minerva, architetto Regalo del Duca, ricordiamo i Giardini della Minerva ancora 20-30 anni fa, e da allora devo dire è straordinario, è bello non sapere che tanti che vengono in città vanno a visitare questo giardino dei semplici, posto panoramico nella parte alta della città. Però poi penso ad altri contenitori
recuperati e probabilmente sottoutilizzati. Mi viene a pensare al San Nicolo de Palma, mi viene da pensare a Palazzo Fuscione, a alla Salit, al Parco Pinocchio e così via, un'altra serie di immobili probabilmente scarsamente valorizzati. E questo perché probabilmente l'amministrazione comunale da sempre ha scelto una, quello che diceva Luciano, una gestione diretta. Recuperato l'immobile perché affidarlo ad altri, è stato scelto quello di continuare a gestirlo e concederlo sempre secondo quella logica amico-nemico, per cui in maniera sporadica, non programmata e a secondo delle opportunità, che quasi sempre, qua non solo per la gestione degli immobili, mi sembra che lasciano osservare in maniera molto chiara come in realtà questi criteri si possano sintetizzare in termini che quello dell'utilitarismo, che è un utilitarismo innanzitutto elettoralistico, per cui faccio le scelte in base a ciò che è più utile per il tornaconto elettorale, e l'altro che è di tipo economicistico: riesco a muovere soldi, a far circolare di più i soldi. Se questo si unisce all'altro criterio, cioè contemporaneamente mi porta anche più voti, allora questo va bene. Che sono dei criteri? È una logica, non c'è dubbio, però probabilmente è qua il caso dei immobili per usi culturali, probabilmente in molti casi è del tutto inadeguata e del tutto insufficiente. E quando mi avvio alla conclusione dicendo che la mia identità di città è quella dove invece le assegnazioni, la destinazione degli immobili storici sia regolata invece da criteri oggettivi, è che non è un'invenzione che sarebbe nostra, no? Abbiamo fatto riferimento a tante città che non sono Salerno, e tantissime città, soprattutto da Roma sua, della verità, esistono dei regolamenti comunali che stabiliscono criteri in base ai quali un'associazione culturale ha diritto a godere di uno spazio pubblico, un'altra prima dell'altra, che alcune iniziative culturali meritano di essere ospitate gratuitamente, che alcune mostre di pittura possono godere di un sostegno, che le attività di base, pensiamo sempre alle attività culturali, alle attività di eccellenza oppure di richiamo turistico, ma ci sarebbero attività culturali di base per i gruppi musicali, i gruppi teatrali, giovanili, che avrebbero diritto, avrebbero bisogno, nella mia idea di città, a spazi, incentivi e sostegni. E, brevissima parentesi, poi ci sarà l'incontro sull'urbanistica e qua probabilmente dovremmo riflettere come negli ultimi 25 anni il ricorso ai progetti di finanza e alla privatizzazione anche, perché tanti altri beni immobili noi in questi ultimi 25 anni li abbiamo proprio persi. E qua voglio dire, il caso delle poste, le poste nascono nel periodo fascista perché c'è un contributo pubblico che vuole la realizzazione di quell'edificio. Che poi le poste si privatizzino, come cittadino francamente mi interessa poco che poi debba essere venduto e trasformato in civile abitazione, ma un riferimento pure ai beni della Chiesa, che è grandissima in questa città, è il convento di Montevergine che diventa civile abitazione, e così l'altra serie, il Santa Sofia, che è un contenitore straordinario, che è della Chiesa, però dato incomodato al comune, però solo per alcune cose, per altri no, in un'ala ci sta qualcuno sì e altri invece non ci possono stare, insomma una situazione di caos notevole. Chiudo facendo riferimento a Napoli, come ci invitava Luciana, e Nino Daniele diceva c'è un lessico nuovo a Napoli, no? Posso dire un termine che non è stato detto ancora, beni comuni. Tra beni privati e beni pubblici negli ultimi anni, a Napoli, come diceva Nino Daniele, ma
a Barcellona, in tante città in Europa, si sta riflettendo sempre di più come ci può essere una terza via. Dei beni che non sono né privati né pubblici, sono beni comuni. E su questi beni comuni probabilmente sarebbe utile iniziare a discutere e soprattutto a riflettere che questi beni comuni non sono del sindaco, non sono della maggioranza in carica, non sono del vescovo che c'è mo', perché sono immobili come questione Musi che sono stati realizzati grazie al contributo economico, alla fatica, al lavoro delle generazioni che ci hanno preceduto e quindi evidentemente non possono essere della forza politica che è in maggioranza, ma sono di tutta la comunità, sono beni comuni che prima di essere venduti, dismessi, probabilmente richiederebbero una riflessione molto approfondita, così come prima di essere assegnati e destinati a un uso invece che all'altro. Allora la mia idea è che Napoli rimane sempre grande nei secoli, soprattutto perché accetta la sfida di rinnovarsi e di rimettere in gioco la propria identità. Rispetto a Napoli, che accetta questa sfida di riflettere, di mettersi in crisi, di guardare avanti e di vedere nuove sfide al progresso rispetto alla nuova Napoli, io ho paura, temo molto, che siamo in una Salerno sempre più vecchia. Grazie.